pubblicati sulla prestigiosa rivista Lancet i risultati dello studio di fase 3 BioFlow 5, che ha valutato efficacia e sicurezza dello stent a rilascio di farmaco Orsiro, che confermano le principali prestazioni cliniche di questo dispositivo. Noi ne parliamo con il dottor Giuseppe Musumeci, presidente della Società Italiana di Cardiologia Interventistica. Allora, dottore, prima di passare allo studio e al dispositivo, ci dà qualche numero sugli impianti di stent in Italia per capire l'importanza di questa problematica? In Italia nel 2016 sono state eseguite più di 150.000 angioplastiche, è un numero crescente, comunque circa 150.000 pazienti l'anno vengono trattati e più dell'85% di questi pazienti vengono trattati con stent medicati, quindi in Italia si usano più di 200.000 stent, 211.000 esattamente nel 2016. Questi sono stent medicati, cioè stent di metallo, cobalto cromo, rivestiti da un polimero che rilascia un farmaco antiproliferativo, diciamo noi, quindi un farmaco chemioterapico. Questi stent hanno garantito degli ottimi risultati negli ultimi anni, ottimi risultati in termini di nuove rivascolarizzazioni, che sono estremamente basse, e ottimi risultati in termini di trombosi dello stent, cioè questi stent sono molto sicuri, quindi tendono a non richiudersi. Ecco, tra le ultime novità nell'ambito di questi stent c'è la pubblicazione su Lancet di uno studio, lo studio BioFlow 5, che ha valutato lo stent Orsiro. Che cos'è questo stent e parliamo anche di questo studio? Sì, i risultati dello studio BioFlow 5 sono estremamente interessanti, peraltro questo studio è stato pubblicato su una delle riviste più importanti di medicina, che è Lancet, quindi uno studio su uno stent pubblicato su una rivista di medicina interna. Perché? Perché i risultati, ripeto, sono molto significativi. Questo è uno stent medicato di ultimissima generazione, perché è uno stent con delle maglie estremamente sottili, è lo stent con le maglie più sottili, quindi più semplice da impiantare, ha un doppio rivestimento, un rivestimento passivo che lo protegge dal contatto col sangue e un rivestimento attivo che gli permette di rilasciare il farmaco chemioterapico più potente, che è il sirolimus. I risultati sono stati importanti perché hanno dimostrato una superiorità rispetto agli stent che utilizziamo attualmente, superiorità in termini di eventi avversi cardiovascolari e in termini di trombosi, superiorità a 12 mesi associata anche a una maggiore semplicità di impianto, quindi lo stent è più semplice da impiantare e questo garantisce sicurezza durante l'impianto ed è uno stent che garantisce migliori risultati, quindi in questo momento è uno stent nuovo che sicuramente utilizzeremo di più. E quanti pazienti sono stati inclusi in questo studio e quali erano le loro caratteristiche? I pazienti sono stati 1.300, poi in realtà ne sono stati analizzati più di 2.000 perché nel studio pubblicato è stata fatta una meta-analisi andando a inglobare anche i pazienti degli studi vecchi. La novità di questo studio è che, come diciamo noi cardiologi, era uno studio all-comers, cioè pazienti complessi, la metà avevano sindrome coronarica acute, un terzo aveva diabete, il più del 70% avevano delle lesioni complesse, quindi lo stent testato nella popolazione reale e nella popolazione reale una dimostrazione di forza rispetto agli stent che usiamo attualmente, che sono degli stent già estremamente performanti. Qual è il messaggio che emerge da questo studio? Il messaggio che emerge da questo studio è che noi oggi abbiamo a disposizione una tecnologia sempre più performante che ci permette di fare una procedura in assoluta sicurezza per il paziente con dei risultati a lungo termine assolutamente favorevoli e quindi dobbiamo ricordarci che noi cardiologi abbiamo ridotto la mortalità del 20% delle malattie cardiovascolari negli ultimi 20 anni, che continua a essere la prima causa di mortalità nel mondo occidentale, e quindi la speranza è avere a disposizione strumenti sempre più efficaci per continuare a ridurre questa mortalità.